Dai Leandro, siamo con Mauro Armelao, sindaco di Chioggia. Oggi si parla di pesca, quindi del core business di questa città, di uno dei core business di questa città, settore un po' in difficoltà, che ha avuto dei marosi tutti intorno, pandemia, sì, caro gasolio. Come la vedi il futuro, sindaco? Futuro, io sono sempre molto ottimista di mio, no? Vedo sempre il futuro roseo, però qui si parlerà di pesca con anche esperti del settore. Io spero che dalle parole veramente ci sia la volontà anche di passare i fatti, al fine di tutelare questa categoria importantissima per la nostra città. È un settore trainante per la nostra città, quindi anche dal punto di vista turistico, perché lo dicevo prima che nel nostro linguaggio comune si dice andiamo a Chioggia che si mangia pesce buono, no? Ecco, quindi il pesce, la pesca è un settore, ripeto, importantissimo e quindi va tutelato senza se e senza ma. Fra l'altro c'è un dibattito, ne avevamo già parlato anche in campagna elettorale, su dove spostare il mercato ittico, se spostarlo, dove spostarlo, è un dibattito sentito a Chioggia. È chiaro che il mercato ittico all'ingrosso va spostato, non può rimanere di certo in centro città, perché abbiamo questi anche tir che attraversano il lungomare Adriatico e poi arrivano fino quasi in centro a Chioggia. Quindi ripeto, il mercato va spostato e si sta lavorando anche per questo e si sta pensando anche che il polo ittico, perché mi piace parlare di polo ittico, possa anche trovare una collocazione idonea ad ospitare non solo il mercato ittico, la sala aste, ma anche tutte quelle aziende che lavorano il pesce, quindi la fabbrica del ghiaccio, la lavorazione delle seppie, tutto, e che questa opera sia considerata magari un'opera strategica nazionale. Sindaco, io la ringrazio, la lascio agli stati generali e poi avremo occasione di parlare di pesca anche in altre occasioni, immagino. Grazie mille, buona giornata a tutti, buon lavoro. Grazie.